Cari fratelli e sorelle, buona giornata e buona settimana. Iniziamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci rivolgiamo al Signore con le parole del Salmo 83, delle lodi mattutine di questa terza settimana. Il Salmo 83 è intitolato Desiderio del Tempio del Signore e ci fa anelare al luogo dove il Signore abita. Il Signore abita nei nostri cuori, il Signore è presente nella parola e presente in maniera reale nell'Eucaristia. Verso di Lui va tutto il nostro essere, verso di Lui va tutto il nostro anelito di vita. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente, anche la prima pioggia la manda di benedizione. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe, vedi Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri e più che mille altrove, stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Concludiamo oggi la nostra riflessione sul tema della virtù cardinale della giustizia e leggiamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, il versetto 20 e poi 38 al 48. In verità io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello, e se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste. Gesù ci invita ad avere una giustizia che supera quella degli scribi e dei farisei, cioè ci invita ad avere, oltre la giustizia, anche la carità. Se la giustizia è dare a ciascuno il suo, e noi abbiamo visto che ha varie forme, la giustizia commutativa, quella distributiva, quella legale,
C'è la carità che non dobbiamo mai dimenticare, che va oltre quello che siamo chiamati a dare ad una persona. Per questo oggi sentiamo parlare anche di forme nuove di giustizia, come quella riparativa. Se ne parla nei confronti di coloro che hanno commesso dei particolari delitti e hanno cominciato, con l'aiuto delle vittime, a fare un percorso dove hanno avuto consapevolezza del male che hanno fatto e hanno intrapreso un cammino di vita nuova, di redenzione. È una giustizia questa che viene arricchita dalla carità, dalla fiducia che si dà alla persona. In un percorso certo che non è facile, ma che un cristiano e un uomo di buona volontà può osare proprio sulla base della parola del Signore. In questo brano Gesù parte da alcune indicazioni di giustizia: occhio per occhio, dente per dente, era la legge del taglione, che superava una legge ancora più violenta che l'era antecedente, quella di una vendetta che non misurava affatto il delitto. E invece Gesù parla non di occhio per occhio, dente per dente, ma di porgere l'altra guancia, di una carità che va oltre la giustizia e risana le relazioni. Oppure parla di un amore nei confronti dei nemici, fatto anche di piccole cose come il saluto, e quello stile di vita che allontana da sé ogni tentazione di guardare nell'altro semplicemente colui che è ostile, colui che è nemico. Il cristiano ha una giustizia che supera quella degli scribi e dei farisei e che supera anche la giustizia sociale e la giustizia generale, legale, commutativa e la carità. Certo, una carità senza giustizia rischia di portare le persone alla rilassatezza, ma anche una giustizia senza carità rischia di diventare crudeltà. C'è bisogno di entrambe, c'è bisogno di arricchire ogni atto di giustizia, di carità, e fare la carità tenendo presente anche la giustizia. Voglio concludere, prima della preghiera alla Madonna di Ripalta, con una immagine. Le allegorie delle virtù cardinali sono state rappresentate molto, soprattutto nel Medioevo e nel Rinascimento. Io credo che la più completa, che metto ora sotto i vostri occhi, sia quella di Giorgio Vasari. È una raffigurazione che fu dipinta nel 1543 dal grande pittore Giorgio Vasari e si trova adesso al Museo di Capodimonte. Come vediamo, la giustizia si trova al centro trionfante. Abbraccia uno struzzo, è un animale che indica la pazienza, proprio perché ha una lenta digestione, e vuol dire che la giustizia si afferma solo con una grande pazienza. Ecco, con una mano, la mano sinistra, la giustizia incorona una fanciulla che ha due colombe, e la verità. La giustizia è colei che incorona davvero la verità, che non emerge subito. Infatti le viene presentata da un uomo anziano che ha sulla testa una clessidra, e il tempo, quasi per dire che la verità si afferma con il tempo. La giustizia poi ha legate alla sua cintola delle catene che tengono soggiogati il suo contrario, i nemici della giustizia. Vediamo che a terra c'è un vecchio che è incatenato e fissa dei gioielli e degli oggetti d'oro. È la corruzione. La giustizia vince la corruzione. E poi alle sue spalle si trova una donna piegata con un somaro accanto, e l'ignoranza. Purtroppo l'ignoranza produce ingiustizia. E poi c'è una donna anziana che nasconde il suo volto ed è calpestata dal ginocchio della verità.
Bene quella donna è la calunnia. A volte il non dire le verità, le fake news oggi sono una modalità nuova della calunnia, ecco, è contro la giustizia. E poi ci sono il tradimento, la crudeltà. Sono sette vizi che vengono tenuti a catena, soggiogati dalla giustizia. Ecco perché è importante la giustizia nella nostra vita. Dà a ciascuno il suo, regola le nostre relazioni, incorona la verità e distrugge tutto ciò che è contrario all'umanità. Corruzione, crudeltà, ignoranza, tradimenti. Che il Signore ci aiuti ad essere uomini e donne giusti e ad essere soprattutto persone che alla sequela di Cristo arricchiscono il loro impegno per la giustizia di carità. Ci affidiamo alla Vergine Santa e oggi vogliamo presentarle soprattutto coloro che stanno avendo problemi con la giustizia e gli uomini e le donne che sono chiamati a giudicare nei tribunali, a vagliare le situazioni di verità. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove al ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine luce, conforto e sollievo e gioia alla nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo. Stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta riva dell'Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. Maria Santissima di Ripalta, prega per noi. Maria, Madre di Misericordia, prega per noi. Maria, Salute degli Infermi, prega per noi. E prima della benedizione, voglio raccomandarvi ancora di essere uomini e donne giuste nel rispettare le regole che sono ancora stringenti, almeno fino al 3 maggio. Dal 4 maggio inizia una fase nuova sulla quale si sta ancora verificando la possibilità di aprire alle celebrazioni, certamente ai funerali, ma in modalità che vi saranno indicate. Purtroppo la nostra capitanata in Puglia è quella che ha il più alto numero di contagi e Cerignola è arrivata ad oltre 10. Non ci fa onore, richiede a tutti quanti responsabilità, perché ricordiamoci che il nostro Dio è amante della vita e ogni cosa va sacrificata per il bene fondamentale dell'esistenza anche di una sola persona, che tutti quanti noi possiamo dare come cristiani una buona testimonianza di rispetto delle regole, espressione di giustizia e di carità. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore è la nostra forza. Buona giornata a tutti.